Il paradiso, spoiler 1 febbraio 2005, la signora si licenzia, Marco deve partire. La soap opera Il paradiso delle signore si appresta a salutare il pubblico in vista della pausa estiva. Negli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 il 1 e il 2 maggio 2023, la signora Agnese Amato, Antonella Attili, dirà addio al lussuoso negozio del capoluogo lombardo. Marco di Sant'Erasmo, Moisè Curia, invece, dovrà lasciare la città per motivi lavorativi. Gli spoiler della 156esima puntata in onda lunedì 1 maggio raccontano che aumenteranno i sospetti di Vittorio, Alessandro Tersigni, su Tancredi, Flavio Parenti, sarà certo del coinvolgimento del marito di Matilde, Chiara Baschetti, con la distruzione del mobilificio Frigerio. Intanto Marco farà sapere di essere in procinto di andarsene da Milano per un lavoro in America. Irene, Francesca Del Fa, si ingelosirà quando noterà la sintonia tra Alfredo e Clara, Cipriani però non farà niente per riavere al suo fianco il suo ex fidanzato. Successivamente Agnese darà le dimissioni al paradiso, la signora Amato proporrà ad Armando, Pietro Genuardi, di trasferirsi in Inghilterra con lei. Gemma, Gaia Bavaro, si vedrà costretta a vuotare il sacco con le altre veneri sulla sua gravidanza, visto che sverrà davanti a loro. Le anticipazioni del 157esimo episodio di martedì 2 maggio raccontano che Irene vorrà capire se Alfredo, Gabriele Anagni, nutre un interesse reale nei confronti di Clara, Elvira Camarrone. Nel frattempo Salvatore, Emanuele Caserio, non guarderà più Elvira, Clara Danese, come una semplice amica. L'inaugurazione della Galleria Milano Moda sarà vicina e Vittorio non demorderà, vorrà lanciare una linea di abiti maschili nel suo lussuoso negozio per contrastare la concorrenza. Ferdinando, Fabio Fulco, attuerà un piano per separare Ludovica, Giulia Arena, da Marcello, Pietro Masotti, e lo farà proponendo alla giovane Brancia di Montalto di sposarlo subito. Ezio, Massimo Poggio, verrà a conoscenza che in realtà Veronica, Valentina Bartolo, ha sempre saputo della sua relazione extraconiugale con Gloria, Lara Comar. Dopo la scoperta il signor Colombo riunirà i tasselli del puzzle e capirà la ragione del trasferimento della madre e di sua figlia in America.